boss. Giuro solennemente di non avere buone intenzioni. Ciao a tutti, nuovo video dei preferiti, video che voi aspettate tutti i mesi, mi chiedete sempre. Ho deciso di cambiare qualche punto per rinnovare un po' questa rubrica, anche se in realtà rimarrà praticamente uguale. Cambiando qualche punto, non tanto quanto per fare questo video più corto del solito, perché tanto è impossibile, quanto perché mi dispiacerebbe dire tutte le volte il punto e poi dire non ho niente da farvi vedere su questo punto. Quindi, iniziamo comunque come al solito con gli acquisti barra regali. Per questo mese regali non ne ho ricevuti, purtroppo, però ho fatto degli acquistini. Acquistini che avete in parte già visto, se mi seguite su Instagram li avete visti praticamente tutti. Allora, prima di tutto ho comprato dei libri. Primo dei quali questo, che è Svartedauen, La morte nera di Kiltenstern, di cui vi ho fatto già la recensione. Poi c'è questo libro qua, che è Le erbe delle nonne, segreti virtù delle piante, che vedrete alla fine di questa settimana come recensione, quindi non indugio oltre. E poi in ultimo questo libro qua sulla runologia, meditare con le rune, che boh, non lo so, forse ho buttato i miei soldi contando che non lo so. Devo vedere, l'ho preso perché questa cosa del meditare con le rune mi faceva ben pensare per fare anche dei video poi sul canale su questo tema, ma insomma non ho idea di che cosa ci sia qua dentro. Sarà una delle mie prossime letture, ma non l'ho ancora iniziata. E poi infine quello che una volta era la questione beauty, per questo mese un beauty ce l'avevo, però lo facciamo rientrare negli acquisti ed è questo. Il primo rossetto Everlasting Liquid Lipstick, appunto, di Kat Von D. L'ho preso nella colorazione Exorcism, e anche se ero andata per Nosferatum, pensavo che avrei voluto Nosferatum, invece poi sbocciati sulla mano, a parte che vabbè, ci sono veramente tanti colori che mi piacciono, però sicuramente Exorcism era quello che mi piaceva di più. Me l'avete già visto anche indossato in diversi video. E piccola recensione su tutti quelli che smaniano come me per i trucchi di Kat Von D. Allora, a parte il packaging straordinario, perché appunto curato da una tatuatrice, quindi figuratevi, c'è da dire che mi aspettavo un po' di più. L'ho già detto in qualche diretta, nel senso che formula molto confortevole, sulle labbra non si sente perché praticamente è quasi come se non avesse niente, non secca le labbra anche se le opacizza, anche se ha questo appunto velo sulle labbra, comunque non le screpola, non le secca, non gli fa fare nulla di brutto. L'unica cosa è che non è un everlasting, cioè io ho un'imitazione della NYX, credo, comprata su AliExpress, pagata 1,90€, di un rossetto rosso che mi avete visto spesso nei video, fatto allo stesso modo, quindi un lipstick, che di contro, solo che è un po' appiccicosino, quindi soprattutto all'inizio quando lo mettete è un po' appiccicosino, ma dura molto di più di questo. E mi spiace dire questa roba, perché io volevo comprarli tutti, ma 20€ di lipstick, contando che sicuramente 10 vanno a Kat Von D, 5 vanno a chi fa il rossetto e gli altri 5 possono essere forse il valore di questo lipstick vero e proprio. Non so se sono tutti uguali, ma sinceramente io pensavo che, essendo Everlasting, fosse effettivamente Everlasting. Invece, se mangiate, va via. A meno che voi non vi tamponiate le labbra, però se vi asciugate le labbra va via. E va via tutto, non è che va via un po', va via tutto. Io ci sono rimasta dopo aver mangiato solo con un baffettini qua appena sulla curva del Monte di Venere, come cavolo si chiama. E quando lo mettete, dopo un po' che lo avete parlate, a me si consuma, per esempio, all'interno qua dove c'è la parte un po' più morbida, e forse questo colore molto scuro lo fa vedere. Per il resto è molto buono come colore, come coprenza, non dovete fare 20 passate. Volevo mettermelo tipo in diretta in modo che possiate vederlo. Questa cosa fa molto beauty guru.
E questo è il risultato, anche se voi non vedrete assolutamente nulla dalla videocamera, non macchia assolutamente una volta che è ben asciugato. E questo è sicuramente il lato positivo di questo lipstick, il fatto che non dà alcun fastidio e non macchia. Peccato appunto che non è un everlasting, semplicemente quello. Poi vi stavo dicendo che ho provato il campioncino del fondotinta, perché volevo capire se il prezzo anche di questo fondotinta valesse la pena in un futuro essere acquistato appunto rispetto a un fondotinta di una qualsiasi marca che viene se non la metà addirittura un terzo o un quarto del prezzo di quelli di Kat Von D, e non sono ancora sicura se veramente fa la differenza rispetto anche a un fondotinta di proprio low cost, tipo io uso quello della Essence. Sicuramente per quanto riguarda la copertura sì, però boh, non lo so. Poi io non sono una grande fan del fondotinta in generale, perché non lo uso solo per correggere dei difetti quando li ho, tipo brufoletti e queste cose qua, ma non lo uso come base perché trovo che rovini la pelle. Comunque sia, altro punto dei preferiti sono le letture del mese, quindi i libri che ho letto, molti dei quali vi ho recensito, quindi sicuramente c'era Le rune di Massignan. Poi Le maschere di Odino nella sua versione italiana, e poi Svart Dauen, questo qua che l'ho letto nel giorno stesso in cui è arrivato, e infine ho letto Lupo il filosofo, come vi avevo detto in più di una diretta. Libro che non recensirò per questo canale perché ritengo che non abbia bisogno di essere recensito perché è molto famoso. Libro che mi è abbastanza piaciuto, anche se meno di quanto mi sarei aspettata. Il Lupo il filosofo, in poche parole, parla del come si dice, del suo dell'auto l'autore racconta la sua storia con questo lupo che lui ha preso da cucciolo, e gli è stato venduto come fosse un cane, e quindi sia delle differenze che potevano sussistere rispetto a un cane con cui lui comunque aveva esperienza, perché è sempre cresciuto con cani anche talvolta problematici, rispetto appunto alle difficoltà che si possono avere con un lupo. Parla del suo rapporto con questo animale e con le altre due femmine che avrà più avanti, di cui una credo sia tipo un pastore tedesco, comunque un cane, e l'altra invece sarà una figlia di Brenin, che è il nome appunto che lui ha dato a questo lupo, che in gaelico vuol dire re. E avrei preferito ci fossero molte, molte, molte più parti di racconto della loro convivenza rispetto a tutti questi viaggi, appunto, filosofici che l'autore fa rispetto alla natura dell'essere umano nei confronti della natura umana barra lupesca. Ci sono stati ovviamente dei passaggi che mi hanno colpito di più, passaggi molto belli che parlano sia della natura del lupo che della natura del cane, che ho anche messo su Instagram. La parte in cui lui racconta della morte di Brenin mi ha distrutta, perché ho pianto tipo mezz'ora, cioè avevo veramente, leggevo, mi scendevano le lacrime, a un certo punto mi sono ritrovata così proprio a piangere. Perché comunque io non ho mai perso un cane, fortunatamente, perché Logan è il mio primo cane, però immaginare il dolore che si può provare a doversi separare da quello che lui descrive come un fratello. Per me Logan è anche quasi fosse un bambino, perché io non sono madre, quindi lui sostituisce un po' questo ruolo qua, anche se è sbagliatissimo. Devo dire che dà anche degli spunti di riflessione importanti per chiunque abbia il cane, infatti è un libro che assolutamente consiglio a chiunque abbia un cane, o comunque abbia intenzione di prendere un cane, o abbia preso un cane da poco. C'è una parte addirittura che parla di tradizione nordica, e questa cosa mi ha fatto sorridere di come comunque questo si continui a proporre nella mia vita. Infatti c'è un pezzo che lui parla di Fenrir e della leggenda, insomma, della parte mitologica riguardante Fenrir, anche se secondo me non lo fa nel modo corretto, perché secondo me lui riporta la storia un po' per sentito dire, un po' con una rielaborazione personale, perché ci sono, adesso non ricordo con precisione, ma ci sono stati alcuni punti che mi hanno fatto storcere un po' il naso. Per farla breve, anche qui quello che lui dice è che praticamente forse Fenrir era stato affidato da cucciolo a Tyr, e il fatto stesso che abbia deciso di staccare la mano a Tyr quando questo dio, come
prova della buona fede degli dèi nel far tentare a Fenrir di strappare anche l'ultima delle catene, che in realtà era un imbroglio perché era una catena magica forgiata dai nani, impossibile da rompere anche per un lupo come Fenrir, gli stacca la mano perché in realtà si sente tradito da colui che avrebbe dovuto difenderlo. E insomma, la parte del filosofo è assolutamente dalla parte di Fenrir, cosa che per quanto io ami i lupi, per quanto riguarda la mitologia nordica, insomma, ha anche altre sfaccettature, ha anche altri significati. È vero che i figli di Loki, quindi Fenrir, il serpente e Hel, siano stati un po' marchiati dalla leggenda della profezia, insomma, che li vedeva come tre esseri maligni, perché forse se fossero stati cresciuti diversamente, soprattutto Fenrir e il serpente, ci potrebbe essere stata, sarebbe stata possibile un'altra fine durante il Ragnarok e un altro ruolo interpretato da queste figure, ma la mitologia è mitologia e per quanto ne sappiamo noi può essere appunto semplicemente una storia che serve a dare una lezione in un certo senso. In ogni caso, in parte ci stava questa teorizzazione del fatto che Fenrir si possa essere sentito tradito da colui che invece si doveva occupare di lui, però mi è spiaciuto che abbiano dipinto Tyr come un dio malvagio, cioè che abbia dipinto Tyr come un dio veramente cattivo in realtà. E se c'è una cosa che gli dei nordici non sono è né essere troppo buoni né essere troppo cattivi. E in ogni caso mi ha fatto sorridere che ci fosse anche questo passo. E tutto sommato il libro che si legge in modo molto scorrevole, che dà appunto degli spunti di riflessione importanti e anche dà dei pensieri che in cui io mi sono rivista parecchio riguardo alla volontà di assomigliare più a un lupo che a un essere umano. E questa diciamo che era la piccola recensione che potevo appunto incastrare in questo video dei preferiti. Perché non era il caso, insomma, di fare una recensione sola per il lupo e il filosofo. Detto questo, il prossimo punto che ormai me li sono segnati sul cellulare sono i film e poi i telefilm, ovviamente, del mese, ma sapete che i telefilm ve li nominerò soltanto perché poi ci sarà diario di una telefilm indipendente, quindi darò più spazio sicuramente ai film. Allora, questo mese, all'inizio del mese, ovviamente sono andata a vedere La Bella e la Bestia, come probabilmente tutti avete fatto. Emma Watson è straordinaria, mi piace un sacco, anche se quando la guardo io vedrò sempre per sempre Hermione, la trovo un'attrice molto brava e sono molto contenta del fatto che comunque sia recitando parecchio, stia facendo abbastanza film, anche forse quasi di più rispetto agli altri suoi colleghi. E nulla da dire, è molto simile al film. Sono d'accordo con alcune critiche che sono state mosse nei riguardi della figura di Letonte, che è stata un po', insomma, mettere un personaggio con probabili tendenze omosessuali, così come è stato messo Letont, solo per fare simpatie, per fare un po' di, non lo so, ghignata, non l'ho visto utile al fine del film. Film che peraltro è stato vietato in diversi paesi che appunto sono schierati in modo abbastanza decisivo e sovversivo contro l'omosessualità, proprio perché hanno visto il personaggio di Letont come una minaccia, ma insomma, no, cioè poteva essere evitato, ma non perché non bisogna parlare di queste cose, ma semplicemente che per parlarne così, per farci la risatina sopra e sempre comunque sottolineare una sorta di diversità, basta. Cioè ormai bisognerebbe promuovere l'uguaglianza delle persone indipendentemente dall'orientamento sessuale che hanno nei film e nella letteratura come parte integrante e normale di ciò che può eventualmente succedere. Insomma, no, non deve essere qualcosa che caratterizza quel personaggio. È soltanto, cioè, insomma, se i personaggi eterosessuali non sono caratterizzati dalla loro eterosessualità, ma da altre caratteristiche, perché un personaggio omosessuale deve essere l'omosessuale e basta. Chi se ne frega, poi soprattutto se gli piacciono gli uomini o gli piacciono le donne e con chi va letto, vabbè.
E niente, questa è l'unica critica che volevo fare per questa forzatura di voler emancipare gli omosessuali e in realtà danneggiarli con questo genere di cose. Poi ho visto Lavander, che è un film thriller barra quasi horror di una donna che praticamente è stata adottata e non sa bene che cosa sia successo alla sua famiglia e alle sue sorelle. Il film inizia proprio con la scena in cui si capisce, insomma, che la sua famiglia sia stata uccisa da qualcuno e lei sia la sola che è stata risparmiata. Tra l'altro, si vede addirittura in mano un rasoio alla ragazzina stessa. In ogni caso, lei, proprio perché non ha questo ricordo, ha una sorta di ossessione. Lei fa la fotografa per fotografare delle vecchie case, anche magari disabitate, eccetera. In particolare, rimane colpita da una di queste, quasi come se fosse attratta da una sorta di ricordo. Di lì a poco scopre di avere uno zio ancora in vita, che però, insomma, non sa aiutarla a capire che cosa sia successo, e scopre che quella casa da cui lei era effettivamente attratta è la casa della sua infanzia, dove è successo questo massacro, e presumibilmente lei è l'unica che potrebbe ricordarsi che cosa è successo. Tra l'altro, lei, prima di scoprire di questo zio, eccetera, ha un incidente stradale perché inizia ad avere le visioni di una ragazzina bionda, quasi come fosse un fantasma. Inoltre, lei ha una figlia che anche sua figlia sembra strana, perché ogni tanto sembra che parli con dei fantasmi. Comunque ha un incidente stradale molto grave che le fa perdere la memoria, che piano piano inizia a riacquistare, e anche con l'aiuto di uno psicologo che la segue. Lo psicologo sarà una figura molto particolare nel finale, e quindi, anche spinta da questo psicologo, decide di andare a indagare su quella che appunto probabilmente è stata la casa della sua infanzia, la sua famiglia, e ricordi che lei ha completamente dimenticato. E ben presto, insomma, lei scopre di essere addirittura la proprietaria di questa casa, come ultima parente in vita, di averla ereditata, e in questa casa iniziano a succedere delle cose particolari. Lei inizia a trovare delle specie di doni, inizia ad avere delle sorte di ricordi, la figlia inizia a canticchiare anche canzoncine che lei sapeva da bambina, lei la mamma intendo, ma che aveva totalmente rimosso e quindi non si capisce da chi le possa avere imparate, fino, insomma, che la situazione non si aggrava veramente. Questa casa sembra posseduta da spiriti e cose che pare vogliano che rimanga solo lei. Infatti il marito con la figlia riescono ad andare via, e lei rimane chiusa in questa casa e vive il ricordo di quello che è successo la notte in cui i suoi genitori e le sue sorelle sono morte. E quindi scopriremo il colpevole, a un certo punto scopriremo il ruolo dello psicologo che l'ha aiutata in tutto questo, perché a un certo punto sembra una figura un po' sinistra, perché lei lo vede in un negozio del paese dove c'è appunto questa casa e non capisce come sia possibile, sembra quasi che l'abbia seguita, e quindi anche voi avete la percezione che forse questo psicologo non sia proprio una brava persona. Comunque, un film che a me è piaciuto decisamente tanto. Poi ci sono assolutamente due film che saranno le prossime proposte per La notte delle streghe, che uno l'ho rivisto già almeno 4 volte, sarà la prima proposta di questo mese di maggio, e l'altro invece sarà una proposta per il prossimo mese. In realtà ho anche iniziato a vedere un qualcosa che penso vi proporrò a luglio, ma non ne sono sicura perché io mi sono addormentata guardandolo, quindi devo riguardarlo di nuovo. E poi quello di cui soprattutto vi volevo parlare per quanto riguarda i film, ho visto finalmente Lion, che era un altro di quei film che non ho visto al cinema e che ho aspettato in streaming tantissimo, con una spasmodica curiosità, e devo dire che è stato anche questo uno dei film più belli che io ho visto quest'anno. Questo mese ho visto anche Vita di P. E mi è piaciuto tanto anche Vita di P, che non avevo visto al cinema, non avevo visto in streaming, l'ho visto una sera che l'ha andato un venerdì sera in televisione. Un finale assolutamente scioccante per quanto mi riguarda, perché mi ha fatto rimanere male, ma allo stesso tempo l'ho trovato un finale geniale.
Non dico che sono curiosa di leggere il libro perché secondo me il libro mi annoia un pochetto, però insomma non è male. Io vi consiglio assolutamente di vedere il film, tra l'altro ci sono alcune immagini veramente meravigliose. Se non sapete di che cosa sto parlando, Vita di Pi è il racconto di un uomo indiano rispetto alla sua infanzia, quando lui insieme ai suoi genitori hanno deciso di partire dall'India per andare in America spostando tutti gli animali che avevano in una specie di zoo per venderli appunto in Canada e cercare insomma di salvare un po' l'economia familiare. Durante la navigazione la barca ha un incidente, inizia a imbarcare acqua e quindi gli animali e i genitori di questo ragazzo rimangono intrappolati come la maggior parte dell'equipaggio. Questo ragazzo si ritrova praticamente solo su una barca insieme a una zebra che probabilmente ha le gambe rotte, uno scimpanzé che a un certo punto arriva galleggiando su dei caschi di banana, una iena che aggredirà sia lo scimpanzé che la tigre uccidendoli e infine una tigre. Tigre che ha proprio anche un nome, si chiama Peter, non mi ricordo più, che ovviamente è una tigre selvaggia e aggressiva con cui lui tra l'altro P aveva avuto anche un incontro quando era bambino. E insomma, c'è tutto questo viaggio, le difficoltà che incontrano lui e questa tigre su questa barchetta dove non possono vivere insieme perché la tigre in realtà è aggressiva, quindi rischia di farlo fuori fino a che P riesce a farle una sorta di addomesticamento. Ci sono degli scenari assolutamente fantastici, tipo una notte con delle meduse, una balena, queste cose qua, fino insomma che P si salva e si separa proprio nel momento della salvezza dalla sua amica tigre dopo aver rischiato entrambi di morire per fame, per insomma disidratazione. E c'è praticamente un ragazzo che fa lo scrittore che sta raccogliendo questa storia per poterne scrivere un libro. Fino a che in realtà non intendiamo che probabilmente le cose sono andate molto diversamente da così e che l'unico motivo per cui questa storia con questi animali e questa tigre sia stata raccontata da P sia stato un modo per sopravvivere al vero e proprio orrore. E quindi io ve lo consiglio molto perché il finale è decisamente strano e geniale e forse non è neanche comprensibile da tutti, quindi fateci bene attenzione. Mentre vi dicevo, ho visto Lion e oddio, l'ho adorato. Lion ha come protagonista l'attore David Patel, che anche lui è un attore indiano. C'è anche Nicole Kidman all'interno del film ed è una storia vera. Parla di questo ragazzino che intorno all'87, se non sbaglio, aveva circa 4-5 anni. Quindi immaginatevi l'India di quel periodo che era ancora peggio di come potrebbe essere l'India di ora. Si allontana da casa perché decide di seguire suo fratello che è poco più che bambino, inizio adolescenza, va in un altro paese per cercare di lavorare e ovviamente lui non ce la fa a tenere i ritmi del lavorare di notte, perciò il fratello lo lascia su una panchina in stazione dicendogli non ti muovere da qui, ti vengo a prendere domani mattina. Peccato che il ragazzino, il bimbo, quando Lion, che in realtà non si chiama Lion, ma nel film ha il nome appunto in indiano. Si sveglia e sale su un treno. Su questo treno si addormenta e questo treno purtroppo inizia a viaggiare e fa di diversi chilometri fino ad arrivare, se non sbaglio, a Calcutta, dove lui potrà scendere perché prima questo treno non fa assolutamente fermate. Voi vedete tutta la disperazione di questo bambino che corre su e giù su questo treno piangendo e gridando sperando di poter scendere e invece fa, credo mi sembra, 2 giorni di viaggio. Quando arriva a Calcutta, purtroppo la situazione di Calcutta è assolutamente caotica e senza senso, nessuno nota un bambino solo come si potrebbe immaginare. Probabilmente sarebbe così ancora oggi perché ci sono molti bambini che in realtà vivono per strada, infatti lui si aggrega subito a un gruppo di questi qua finché poi non viene preso e portato in orfanotrofio. Lui dice come si chiama, lui dice da dove arriva, dice il nome della sua
del paese che conosce lui, ma immaginatevi un bambino di 4 anni, non sa nemmeno come si chiama la sua mamma di nome perché lui la chiama mamma, sa il nome di suo fratello, ma nessuno riesce a aiutarlo a rintracciare, insomma, la sua vera famiglia. Mettono anche immagini sul giornale, ma sembra che nessuno risponde. Prima di arrivare in orfanotrofio, tra l'altro, una disavventura con una signora che sembra molto buona, che lo voglia aiutare, in realtà lei lo vuole vendere. Fatto sta che praticamente dopo 2 anni che lui è in giro da solo, decidono di darlo in adozione a una famiglia australiana, che appunto lo vuole adottare. Così viene portato in Australia, dando praticamente l'addio a quello che può essere il suo passato, la possibilità di ritrovare la sua vera famiglia. Viene cresciuto da questa famiglia qua, appunto, dove Nicole Kidman fa la mamma, famiglia che ha deciso di non avere figli, non è che non ne poteva avere, si è rivalsa sull'adozione. È una famiglia che effettivamente ha voluto fare questa scelta qua perché ci sono al mondo tanti bambini senza famiglia. Adotteranno lui e un altro bambino, sempre indiano, che però ha diversi problemi mentali, da quello che si evince, e si vedono poi, insomma, loro da adulti. A un certo punto, lui che va a studiare fuori casa, una sera si ritrova in una cena organizzata a tema indiano dagli amici, e nel guardare un particolare tipo di dolci ha un ricordo di suo fratello che noi vediamo, insomma, all'inizio del film, e da lì entra in crisi. Racconta la sua storia agli amici, racconta il fatto di non essere più riuscito a trovare sua madre, suo fratello e sua sorella, e del fatto che non sappia che fine abbiano fatto, che questa cosa, per quanto lui l'abbia sepolta negli anni e sia grato ai suoi genitori adottivi, resta sempre un fatto che lo lascia un po' E così. così praticamente grazie anche all'iniziativa di un amico che gli fa dei possibili calcoli, inizia appunto a calcolare dal punto di arrivo tramite le ore, la possibilità dei viaggi, dei treni, eccetera, eccetera, a cercare di delineare una sorta di mappa da cui lui sarebbe potuto, insomma, arrivare, e questa cosa lo risucchia completamente, tanto che si allontana dalla fidanzata, si allontana dalla famiglia, si allontana dallo studio, da qualsiasi cosa. Diventa praticamente un'ossessione per lui quella di trovare la sua città, il suo paese natale. E quando proprio lui sta per mollare la presa, pensando che è assurdo, cioè voi fate conto che a casa a un certo punto ha una cartina su tutta una parete piena di puntine per segnare probabili posti, calcoli, vagliare immagini con Google Earth, eccetera, eccetera, proprio in un momento in cui lui sta per abbandonare totalmente le ricerche, facendo andare il cursore su Google Earth a caso, riconosce un punto che era dove andava a raccogliere le pietre sua mamma, e da lì riesce a trovare il paese da dove lui viveva. Le strade, ed esattamente il punto in cui era situata casa sua. Riconosce che il nome, lui lo pronunciava leggermente in modo diverso, forse qualcuno avrebbe potuto, insomma, aiutarlo meglio a intuirlo, e quindi decide di partire. Decide di partire per andare a cercare la sua vera famiglia, e io non vi dico se la troverà o meno, vi dico solo che alla fine del film si capisce perché il film si chiama Lion. Vi fa dà nozioni sulla storia vera di questo film, e ci sono anche immagini vere della realtà, ed è stato assolutamente commovente, bellissimo. Poi io adoro le storie vere, non c'è nulla da fare, sono quelle che mi fanno avere più empatia e quindi di conseguenza mi commuovono di più, ed è stato fantastico. Io ve lo consiglio tantissimo. Per quanto triste può essere, è veramente bellissimo, bellissimo, bellissimo. E poi invece passiamo assolutamente ai telefilm. Infatti io ho aperto qui la mia magica pagina di aprile sul mio calendario. Ovviamente è uscito 13 Reasons Why, che però io vi ho già recensito in diario di una telefilm indipendente di marzo, perché è uscito il 31 marzo. Io vi ho aspettato qualche giorno per recensirvelo, e trovate, insomma, il mio pensiero su questo telefilm all'interno di quel video là. Sono stata sicuramente una delle prime, comunque se ne parla tantissimo, perciò non ha bisogno di grandi presentazioni.
E finito The Walking Dead, ma anche di questo credo di averne parlato in un diario di una telefilm dipendente, mentre sono andata avanti con Outsiders, E con... appunto con Outsider siamo quasi alla fine. Comunque, sì, mi piace abbastanza anche questa seconda stagione. Come sapete, ve l'ho già consigliato. Poi sto guardando Blindspot, che mi piace tanto, Grey's Anatomy, Supernatural. E poi era iniziato Outcast, ma io non ho ancora visto neanche una puntata della seconda stagione. Era iniziato Pretty Little Liars, che lo sto guardando, ma. Lascerò i miei commenti per diario di una telefilm dipendente e ovviamente è iniziato finalmente American Gods ieri sera, perché questo è il momento in cui sto registrando, vabbè, questo video, anche se voi lo vedrete credo mercoledì. Ho visto la prima puntata e sono abbastanza contenta per adesso, non è stata deludente. E anche gli attori che hanno preso, che all'inizio quando erano uscite le notizie pensavo insomma mi avevano fatto un po' storcere il naso, in realtà devo dire che mi sono invece piaciuti parecchio. Ho anche iniziato a guardare Black Sails e sono a metà della prima stagione, quindi gli ho dato una nuova possibilità e devo dire che non mi dispiace, e credo che altre cose riguardo ai telefilm da dire in questa sede non le ho. Detto questo, passiamo poi a un nuovo punto, che ovvero lo youtuber del mese, perché ogni mese mi appassiono più o meno a un diverso youtuber, nuovo, vecchio che sia, insomma, quelli che seguo sono veramente pochi, però voglio dirvi che anche questo mese mi sono piaciuti molto i video che ha fatto l'Inspiegabile, che secondo me è uno dei canali migliori che c'è sul web in questo momento, perché mi sono piaciuti essenzialmente il video che ha fatto sulle streghe di Benevento. E poi si è occupato anche di alcune figure un po' tipo leggendarie come Jeff the Killer, queste cose qua. Comunque è molto, molto particolare il canale dell'Inspiegabile e lui ha una voce assolutamente fantastica. Potrebbe spiegare qualsiasi cosa, credo. Anche la lista della spesa la farebbe risultare effettivamente interessante, un po' come poteva accadere con Adam Candom quando faceva Mistero. Poi invece vi volevo parlare dell'app del mese, che è quest'app qui che io ho qui, che anche questo è un punto nuovo, molto più tecnologico. L'app del mese è questa, si chiama Suoni per il sonno e ha praticamente una galleria di suoni della natura, fantastici per addormentarvi. Adesso io vi faccio vedere, per esempio, allora, la pioggia rinfrescante, pioggia nel bosco, foresta pluviale, ruscello splendente, boschi in autunno, spiaggia di sera, sopra il cielo, treno d'epoca. Gita piacevole, grotta silenziosa, notte di quiete, baita d'inverno. E poi forse aggiornandolo ci saranno anche altre. Una delle mie preferite, ovviamente, è pioggia rinfrescante. E praticamente voi cliccando qui potete decidere quanto farla durare, quindi nessun timer, siete voi a spegnerlo, oppure da un'ora a scendere. Poi potete ovviamente abbassare il volume qui sotto e in più potete decidere l'aggiunta di un effetto speciale come in questo caso il tuono. Oppure, per esempio, la pioggia nel bosco ha sia il tuono che gli uccellini. Potete metterli o toglierli. Ci sono altri che hanno per esempio il crepitio del fuoco. E via discorrendo, e io l'adoro come sottofondo prima di dormire, la trovo veramente un sacco rilassante e piacevole da ascoltare, insomma. E invece diciamo che il video è praticamente finito qua, perché sotto l'ultimo punto voglio raccogliere le chiacchiere varie ed eventuali. Allora, questo è stato un bellissimo mese per me, perché con l'arrivo delle Witchy Mommy's Box, che appunto sono uscite per la prima volta in questo mese che è appena finito, devo dire che ho avuto un buon riscontro e comunque una grande soddisfazione, anche se ovviamente il guadagno alla fine è sempre minimo rispetto a quello che potrebbe essere un vero e proprio stipendio. Sono molto contenta e ho grande fiducia e spero veramente tanto che questo progetto delle Witchy Mommy's Box possa andare avanti
avanti ogni mese sempre di più. Ovviamente non è un progetto che va a sostituire altre cose che io faccio nello shop, quindi non sostituirà affatto i momis, ma è un'aggiunta in più che spero, insomma, mi dia modo di continuare su questo, con questo progetto davvero tanto, perché lo trovo divertente, per me è molto stimolante e mi sembra una cosa proprio carina da fare. E poi, oltre a questo, e non vi posso parlare di più delle Mommy's Box che sono uscite per maggio, perché nel momento in cui sto registrando questo video ancora qualcuno deve ricevere la propria, ma poi sicuramente ci saranno un paio di video recensioni con alcune collaborazioni che ho fatto con due amiche, due youtuber, a cui appunto la box è arrivata o arriverà molto presto. E saranno loro, insomma, spinte dalla loro sincerità, perché non ho pagato nessuno per dire cose positive o cose negative, vi faranno vedere, vi diranno che cosa c'è dentro. Ovviamente, che cosa sono le Witchy Momix Box, per chi non lo sapesse, sono delle box a sorpresa, che escono una volta al mese, cui la prenotazione e pagamento andrà dal 1° al 15 del mese sostanzialmente, così nei 15 giorni dopo io posso occuparmi della creazione delle box, del raccogliere tutto il materiale necessario e quindi anche acquistare del materiale da mettervi all'interno delle box e la spedizione delle box in modo che vi arrivi entro l'inizio del nuovo mese. E dentro a queste box ci saranno materiali a tema pagano stregonico, che avranno una sorta di filo conduttore inerente al periodo dell'anno, quindi quella di giugno sarà sicuramente ispirata al Sabba di Lita, quindi al piccolo popolo e a tutto questo genere di cose qui, per un valore di circa 35 euro. All'interno trovate sia creazioni fatte da me con le mie manine, sia cose comprate. Per esempio, tra tutte posso dirvi che lo scorso mese c'erano degli oli che ho acquistato, degli incensi che ho acquistato, ma anche sì, un incenso che ho fatto io, un incantesimo che ho fatto io, una scatolina che è stata acquistata, ma è stata dipinta a mano da me. C'era una candela fatta in fogli di cera d'api fatta da me, che quindi non ho acquistato. C'era una boccettona abbastanza grande a forma di teschio con del sale nero dentro che ho comprato, ma il sale nero l'ho fatto io, quindi c'è questa media di cose acquistate e cose fatte da me, che prevedono comunque non solo allo stesso tempo una base economica, ma anche un lavoro effettivo di ricerca e anche proprio per fare queste cose qua. Quindi, a partire già dal 1° di maggio io sto raccogliendo appunto quelle che sono le prenotazioni per le nuove box, quindi siamo già fuori di 3 giorni, ma potete assolutamente prenotare la vostra e pagarla entro il 15 di maggio, ovviamente scrivendomi sulla pagina dei Momis o eventualmente se non avete Facebook sulla mia pagina personale, quindi Skyler Cobb scusate, Skyler Wolf Cobb su Instagram, per avere maggiori informazioni, avere i dati per fare appunto il pagamento. E insomma, spero tanto che anche questo mese questi box mi diano parecchie soddisfazioni, anche perché ho bisogno di soldi. Ci sono un sacco di cose che vorrei comprare, tra cui penso che oggi acquisterò i Natural Mojo, di cui vi parlerò sicuramente nel prossimo video dei preferiti, ma volevo provare, insomma, a mettermi un po' in linea con l'alimentazione e la dieta con questi prodotti qui, non perché penso che siano prodotti dimagranti, perché so che non lo sono, ma per aiutarmi a ritrovare un certo equilibrio, una certa regolarità e soprattutto a non assumere cose che non mi fanno bene, e quindi provare almeno per un mese a vedere se riesco a cambiare qualche cosina. E poi ci sono due magliette che voglio comprare dalla Finlandia, ma le spedizioni costano tantissimo. Ci sono delle scarpe che voglio comprarmi da un sacco di tempo e ancora non le ho comprate. Ci sono dei libri che io ho bisogno di avere assolutamente. Purtroppo più giri su internet e tra i tuoi amici che hanno i tuoi stessi interessi e studi, più scopri cose che vorresti, quindi a botte di più di 50 euro ognuna di queste cose io non so come fare. All'attivo non ho ancora preso niente perché non posso comprare niente, nel senso che butterei via veramente tutti i guadagni del mese appena passato e non mi sembra il caso.
quindi mi darò delle scadenze al riguardo, solo che Amazon mi mette pressione, anche a voi vi mette pressione, perché c'è sempre scritto ce n'è solo una copia, ce n'è solo una copia, e oltretutto anche le magliette che voglio sono a edizioni limitate, quindi non so fino a quando ci saranno, e ho paura di pentirmi se non le compro. Comunque, detto questo, detto questo, altra cosa che volevo dirvi è che questo mese è stato bello anche perché, oltre ad aver avuto questa soddisfazione della scatola dei Momis, i due Momis che ho fatto uscire, che sono Ati e Skol, che io non vi ho fatto vedere in video, perché sono stati comprati nel momento stesso in cui li ho messi sulla pagina, mi hanno riempito di soddisfazione. E siccome appunto non ve li ho fatti vedere, ve li faccio vedere così qui. Guardate che quanto lavorino e che carino che sono. Questo è Skol che è al sole qui e ha questo lupo nero. E poi c'è Ati che è questo con la luna, anche lei il lupo, con queste piume, con questo aspetto insomma molto sciamanico. A tutti ho messo praticamente il simbolo dell'artiglio di lupo, che è una delle rune. Anche di guarigione, delle rune un po' più particolari rispetto al Futhark, che mi sembra si chiami Wolfsangen, una cosa del genere. E quindi sono molto grata per questo, ma soprattutto c'è stata una grande novità di cui ancora io non vi posso dire niente, perché a parte che non ho ancora iniziato e quindi finché non inizio e non finisco ho sempre paura che sia una bella cosa che non è reale, però farò parte probabilmente di un progetto e quello che competerà a me è il sogno di una vita, lavorare così è il sogno di una vita e oltretutto fatto in un contesto che insomma non avrei mai pensato fosse possibile o che sarebbe capitato a me. Forse a volte quello che si fa è il tipo di persona che si decide di essere e l'impegno che ci si mette col cuore, quindi anche quando non è assolutamente perfetto o ad altissimissimo livello, c'è chi lo sa riconoscere là fuori ed è in grado di darti una possibilità e di in un certo senso premiarti per quello che fai, perché tra l'altro è una cosa che io avrei fatto anche completamente gratuita semplicemente per far parte di questa cosa, ma invece sarà una vera e propria collaborazione, diciamo, lavorativa. Però appunto non vi posso ancora dire niente, ve lo dirò appena sarà possibile, o appena le cose saranno fatte, che forse è ancora meglio. E detto questo, io vi saluto. L'altra grande novità è ovviamente quella che è uscita ieri, ovvero ieri. Vabbè, data di questo video non è più ieri, comunque pochi giorni fa, il 1º maggio, ho messo il video che vi aspetto tutti al Borgo Medievale del Valentino il 27 maggio in onore del Festival di Esoterica Celebration per un incontro insieme a me. Quindi queste erano le ultime nozioni di fine video, le cose importanti. Ovviamente ci sarà Masserano questo mese e spero di fare qualche video lì, vedremo. Speriamo che ci sia bel tempo, soprattutto. Come vi ho detto appunto nel video dell'incontro, io vi aspetto sia a Masserano che a Esoterica. E noi niente, ci vediamo al prossimo video dei preferiti il prossimo mese, ma sicuramente a video prima. Ciao!